Benvenuti a tutti per questa nuova puntata di Il Vibrafonista Curioso. È una puntata speciale perché abbiamo Giuliano Perin e il figlio Giovanni Perin, quindi padre e figlio due in una volta sola, due vibrafonisti in un solo colpo. Con Giuliano e con Giovanni abbiamo condiviso, cioè li ho conosciuti ad un seminario di David Friedman, sia uno che l'altro. E una cosa curiosa da raccontare in merito a questi seminari è che con Giuliano ho avuto una consolazione quando David Friedman mi rimproverava per l'utilizzo delle mie bacchette, che erano delle fantastiche Terry Gibbs della Big Firth, di cui io andavo molto fiero, però a David non piacevano. Allora poi a fine seminario mi ricordo ancora Giuliano che venne da me e mi disse, poi in segreto mi disse, no, ma guarda che il suono va bene così con quelle bacchette lì. Quindi già mi era simpatico allora e quindi mi è sempre stato simpatico. E invece con Giovanni ci siamo anche conosciuti sempre con il seminario di David Friedman a Milano. Abbiamo anche avuto l'occasione di suonare insieme. David ci fece suonare Caravan e lì sì, mi avevi impressionato per la tua tecnica, per il tuo gusto, quindi avevo intuito che stavo suonando con un vibrafonista di talento e infatti si vede. Ci raccontate la vostra formazione partendo da Giuliano, seguendo con Giovanni. Allora Francesco, io sono un jazzista della vecchia guardia, quindi ho fatto come molti della mia età, ho cominciato con quello che adesso si chiama prog, in realtà allora si chiamava jazz rock, no? Quindi si passava gradualmente dalla musica dei Genesis ai Soft Machine, ai Nucleus, e quindi poi era un po' quello che è successo a quelli della nostra età. Non c'erano libri, non c'erano testi, non c'era neanche il real book. Stavamo tutto il giorno con le cassette su e giù, oppure a consumare i dischi per imparare i pezzi, che imparavamo anche sempre sbagliati, con gli accordi sbagliati. Però questa è stata la formazione di molti di noi, insomma. E quelli che andavano meglio erano quelli che abitavano nelle grandi città, perché ovviamente potevano avere qualche rapporto con musicisti più consolidati, e devo dire la verità che noi nel nucleo di Padova, Venezia, Mestre, avevamo così un bel fermento. C'erano ovviamente i fratelli Pietro e Marcello Tonolo, con i quali ho avuto la fortuna di suonare, di registrare. Poi è arrivato dagli Stati Uniti Mark Abrams, contrabbassista. Poi hanno girato molti musicisti che tutto sommato hanno contribuito alla formazione. Poi eravamo vicini al nucleo di Bologna, che tu sai, aveva avuto la fortuna di avere come ospiti Chet Baker e poi Steve Grossman, che purtroppo è mancato da poco. E quindi questi sono stati i punti di partenza della mia formazione. Io comunque non nasco, come tu ben sai, come vibrafonista, ma sono un pianista, e poi sono arrivato molto tardi al vibrafono, quasi per scherzo, perché a un certo punto ho venduto tutte quelle schifezze di tastiere che andavano di moda nel periodo della Fusion, e ho trovato un ragazzo che ha scambiato tutte queste tastiere con un vibrafono da studio Yamaha, col quale ho cominciato i primi rudimenti, e quindi mi sono accostato proprio in maniera molto umile allo strumento. Però fortunatamente conoscevo già le basi teoriche, diciamo così, e poi tutti i pezzi cantati, come usualmente facciamo noi, insomma. Ecco. E questi che anni erano? Intorno agli anni 90, però già naturalmente suonavo professionalmente come pianista. Quindi e diciamo poi, che sei riuscito subito a fare questa conversione sul vibrafono? Devo dire la verità, quando ci siamo conosciuti, che tu eri piccolo, io dico piccolo perché ovviamente eri un ragazzino, io ero stato invitato per la prima volta a questo seminario organizzato dal maestro Saverio Tasca, che saluto
molto di cuore, organizzato in una cittadina veneta e per la prima volta ho avuto un approccio con un grande di questo strumento che tutto sommato penso forse erano 6 mesi che suonavo. Allora mi ricordo che mi ha fatto suonare All the Things You Are. Io avevo appena cominciato a prendere in mano le quattro bacchette e avevo un quattro bacchette di Dave Samuels blu, che tutti conoscono, però avevano un manico molto tenero. Ancora non conoscevo la differenza, sai, mi avevano dato queste e con queste suonava. E così mi ricordo che Dave mi disse: sono come gli spaghetti scotti queste bacchette. Però mi ha incoraggiato e così ho cominciato. Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere ovviamente Dave Samuels sempre per i seminari di Veneto Jazz che sono stati fatti molti anni. Allora io frequentavo sia i corsi di pianoforte che quelli di vibrafono e quindi quelli sono stati gli anni importanti per la mia formazione. Ecco. E quindi in quegli anni Giovanni era un bambino perché è nell'87. Giovanni era un bambino e adesso facciamo il passaggio, ti dico un po'. Esatto, dai. Lui intanto ascoltava, sentiva il papà che suonava, che studiava. Il passaggio è stato questo. Giovanni ha cominciato a studiare pianoforte come ho fatto io all'età circa di 6-7 anni con una carissima insegnante, amica privata. E successivamente è entrato nella media musicale sempre con lo studio del pianoforte. Proprio in quel periodo io ho portato a casa per caso questo vibrafono. Proprio così sono andate le cose. Per cui è vero che Giovanni è nato a pane e jazz perché ovviamente ero tutto il giorno sul pianoforte e sentiva le cose e già insomma un po' capiva e suonava. Però l'approccio allo strumento è stato proprio così, quasi direi ludico. Successivamente, adesso ti dico, quando ha finito la terza media, in quel passaggio, allora lì è stato consigliato dall'insegnante di pianoforte, dalla sua insegnante di pianoforte, di iscriversi alla cattedra di percussioni. E quindi lì ha cominciato lo studio del vibrafono in maniera seria, a differenza di quello che ho fatto io, che sono un vibrafonista raffazzonato. Beh, non direi proprio. Quindi adesso Giovanni, raccontaci tu la continuazione. Sì, la cosa divertente è che appunto, sì, io avrò avuto, penso, una decina d'anni quando è arrivato il vibrafono a casa. Siccome, allora, a me pianoforte non è che mi andasse così a genio, soprattutto perché era una cosa che dovevo fare per forza. E mi ricordo che al saggio di terza media non ho suonato il pianoforte, ho suonato il vibrafono e le percussioni. Tanto che appunto la mia professoressa mi ha detto: ascoltami, guarda, non c'è niente da fare. Se vuoi suonare le percussioni, suona le percussioni. Perché avevamo anche una batteria a casa, quindi io suonavo anche un po' la batteria, ma completamente in maniera appunto ludica, cioè non avevo nessun tipo di formazione sulle percussioni. Ho preso qualche lezione da quello che sarebbe stato uno dei miei futuri insegnanti, che è Alberto Macchini. Ho fatto qualcosa col pad, qualche studietto, ma veramente cose semplicissime col vibrafono, e da là ho iniziato. E mi ricordo che quando avevo, sì, 10-11 anni, mi mettevo sugli Ebersold, le basi Ebersold, e ci suonavo sopra, ma completamente a caso, cioè senza sapere nulla. Mi ricordo che c'era questo Ebersold di Duke Ellington, in cui facevano tipo Setting Doll, Take the A-Train, Prelude to a Kiss, e avevo capito che c'erano alcuni standard in cui riuscivo a improvvisare, perché erano in Do. E quindi mi suonavo 200 volte Setting Doll, non sapevo veramente cosa stavo facendo, semplicemente improvvisavo sopra, ma non avevo neanche l'idea di come fosse la melodia, cioè era semplicemente suonare sopra a questi play along, insomma. Per cui ho iniziato così a improvvisare. Poi mi ricordo quando avevo 16 anni è arrivato Andrea Dulbecco a fare una masterclass.
a Padova. E è stata un'illuminazione perché mi ha fatto vedere i voicing. Io proprio aveva spiegato alcuni voicing di base, proprio prima, terza, quinta, settima. Però poi invece Andrea mi ha fatto vedere i voicing a parti late e per me sono stati veramente una cosa trascendentale. E infatti mi sono preso anche carghe di parole perché studiavo solo quello dopo, da quando è andato. Lui è stato tipo una settimana con noi, ha fatto una settimana di lezioni e appunto a me un pomeriggio mi ha fatto vedere questi voicing, poi mi aveva spiegato come accompagnare, come fare le estensioni, insomma, finché avessero senso. E da là in poi ho iniziato ad avere un po' più di coscienza. Poi nel 2010 io mi sono diplomato e fatalità, lo stesso anno è venuto Dave Friedman, prima a Padova e poi a Milano. Per cui io in maniera molto sfacciata sono andato alla masterclass di Padova, e ho suonato. Sì, anch'io mi sono preso una carica di parole, nel senso che avevo scritto un arrangiamento di You Must Believe in Spring, tirato giù da un disco di Bill Evans, solo che l'avevo tirato giù il giorno prima e l'avevo scritto con Finale, ma non riuscivo a suonarlo. Per cui io, avevo lavorato come un pazzo per fare questo arrangiamento, per fargli vedere che sapevo come si armonizzavano le cose. Poi sono arrivato là, mi ha detto me lo suoni, e io là, come uno scemo, a cercare di leggerlo, ho fatto una figura da chiodi. Poi mi fa... avevo delle per fare bella figura, sono andato là con le bacchette di Dave Friedman, delle bacchette che aveva lui a casa. Allora le ho tirate su ed erano distrutte. Per cui mi fa... ma... ti sembrano delle bacchette da suonare queste qua? Ha detto, maestro, sono le sue bacchette. No, queste qua le puoi buttare via. Mi ha fermato, che stavo tentando di leggere questo arrangiamento, e mi fa, ascolta, conosci un brano? Gli ho detto, sì, dai, suoniamo Confirmation. E così abbiamo suonato in duo. E dopo, alla fine della masterclass, io sono andato là e gli ho detto... scusi, Mr. Dave Friedman, io vorrei studiare con qualcuno, studiare con lei, perché in realtà io ero già andato alla Boston, avevo fatto questi corsi estivi alla Boston quando mi sono diplomato al liceo, quindi avevo 18 anni. Però non mi era piaciuto molto il sistema americano, nel senso che l'idea di pagare una fracca di soldi per imparare mi sembra veramente una cosa, non so, eticamente non giusta. È così. Mm-hmm. Per cui quando sono andato a Boston mi sono reso conto che avrei voluto suonare in maniera professionale. Prima ero un po' titubante se fare solo musicista o fare qualcos'altro. Però là, insomma, ho avuto l'occasione di confrontarmi, c'era Ed Sindon all'epoca, poi c'era un altro insegnante di cui adesso non mi ricordo il nome. Comunque lui mi ha fatto un discorso molto, molto serio, mi ha detto, guarda Giovanni, secondo me tu puoi diventare un bravo vibrafonista. E mi ha detto, anche se vai a fare un altro tipo di università, lui mi aveva fatto l'esempio di legge, mi fa, guarda, in America è pieno di avvocati che fanno la fame. Per cui non è che se... perché il mio problema era appunto che avevo un po' paura del discorso economico, insomma, della faccenda. Lui mi ha detto, guarda, secondo me non è molto diverso se fai un altro tipo di lavoro. E in effetti mi rendo sempre più conto che alla fine per certi aspetti siamo dei privilegiati, nel senso che più o meno la pagnotta la portiamo a casa, io insegno, per cui non ho, diciamo, l'acqua alla gola che suono e basta. Però rispetto anche a altri miei amici che hanno fatto università, tipo legge, architettura, cioè non lavorano, o lavorano a... fanno stage, storie, cose, che poi alla fine del mese non ti portano niente. Oppure sono dovuti andare all'estero. Per cui, cavolo, il suo discorso si è rivelato vero, stiamo parlando del 2006. Poi vabbè, crisi del 2008, tutto quello che sappiamo, veramente il mercato è molto cambiato. Per cui... più o meno, secondo me, noi siamo una categoria di abbastanza fortunati, poi adesso non so come andrà. Comunque, ecco, dopo sono andato a studiare con David,
È stata una bella esperienza, ho vissuto 4 anni lì a Berlino, ho studiato con lui. Devo dire che lui, mi ricordo, la prima lezione sono andato lì e voleva, mi fa, tu hai mai suonato Mirror from Another? No, gli ho detto. Allora fa, preparalo per la prossima volta. Io gliel'ho preparato, però in 3-4 giorni non sono riuscito ad andarne tanto fuori. Allora abbiamo fatto una lezione su quel brano là. Poi in realtà, visto che non me ne fregava niente di Mirror from Another, mi ha detto, ascoltami, cosa vuoi suonare? Questo. Quindi abbiamo suonato standard. Principalmente le lezioni erano che si suonava. Io suonavo il vibrafono, lui suonava la marimba. Non è che ti dicesse molto. Ogni tanto ti fermava, ti diceva, qua fa schifo come suoni. Oppure, non so, mi ricordo una lezione molto bella sul comping. Stavo accompagnando tanto, poi non sapevo neanche troppo bene gli accordi, per cui mi ha fermato e mi ha detto, ok, suona tutti gli accordi sull'uno, la suoniamo come ballad, mi suoni solo sull'uno gli accordi, e da lì ho capito molte cose. Poi qui entriamo nei dettagli tecnici che sicuramente tu hai sviluppato in maniera molto dettagliata anche per seguire la didattica sul sito di vibesworkshop.com. Sì, là è stata una bella cosa, nel senso che io ero al terzo anno lì a Berlino, io sono sempre stato molto appassionato di didattica, cioè non di didattica nel senso quella che fanno in conservatorio, ma cioè proprio jazz, cioè sapere metodi, anche di metodi di improvvisazione, metodi di accompagnamento, voicing, sono letto un sacco di libri di arrangiamento. Composizione, cose, perché è sempre stata una cosa che mi affascina, armonia, un sacco di metodi di armonia. E così mi ricordo che è venuto Tony Miceli, David gli ha detto, perché non fai fare delle lezioni a Giovanni? Perché lui sa molto di armonia e di cose. E da lì è iniziato tutto in realtà. Io ho fatto delle lezioni su delle sostituzioni e mi ricordo che Tony mi fa, ascolta, bellissima lezione, ma è troppo difficile sta roba, non capisce niente nessuno, perché sono troppo avanzate. E poi da lì ho continuato e adesso ormai sono 7 anni che faccio lezioni su Vibes Workshop. Vorrei tornare un po' di più sul discorso padre e figlio, perché secondo me c'è qualcosa che vi accomuna, anche se avete sicuramente due stili molto peculiari l'uno e l'altro, però sentendovi si intuisce che avete portato ad un buon punto di sviluppo lo swing, cioè siete due vibrafonisti che ancora cercano lo swing e lo fanno venire fuori abbastanza prepotentemente. Quindi, come siete riusciti a tenere questa vena istintiva e a sviluppare poi anche tutta la parte invece più tecnica? Vi siete mai consultati su questo, sulla tecnica, oppure avete due mondi e due modi diversi di suonare? Allora, i mondi credo che siano gli stessi, perché gli ascolti che abbiamo fatto, ovviamente, Giovanni per forza di cose, però sono ovviamente partiti dal classico, quindi Sì, classico jazz, dal no? jazz classico, ovviamente, anche se ci piace molto la musica classica. L'approccio, come appunto dicevamo, è stato un approccio spesso pianistico per me, però anche per Giovanni. E questo credo che sia fondamentale per tutti noi vibrafonisti, perché a volte è così come lo è per tutti, per molti musicisti, ovviamente, sassofonisti, trombettisti. Perché la visione generale dello strumento è chiaro che la puoi avere bene con il pianoforte, so che anche tu suoni e ho visto che tutti i colleghi stanno molte ore sul pianoforte. Questa è una cosa per me fondamentale che io consiglio a tutti quelli che approcciano lo strumento. Questo è. Poi ovviamente per quel che riguarda lo swing, lì si tratta degli ascolti, delle passioni e anche dei musicisti che hai frequentato. E quindi per me, che ho cercato sempre di frequentare musicisti anche americani, e
è stata fondamentale esperienza con musicisti come Barry Harris. Ovviamente che è uno dei grandi della bebop. E è chiaro che solamente con quel tipo di approccio anche sul tempo puoi avere un certo modo di suonare. Ecco, quello è l'approccio, e poi è anche la metodica dello studio, di sviluppare quel tipo di metodica che molti ho visto non, attraverso cui molti non sono passati, quello di abituarsi a suonare con il metronomo sul 2, sul 4, sempre, eccetera. Non tutti i jazzisti, quantomeno quelli dell'ultima leva, oppure ci sono passati, ed è, a mio parere, modestissimo. Una scuola fondamentale, e poi bisogna stare accanto il più possibile ai grandi. Questo è il discorso. Il nostro è un linguaggio comune, e poi ci sono appunto anche all'interno del jazz tante lingue, come sai. Ecco, ovviamente per il vibrafono il latino è chiaro che il Latin jazz è un altro punto di grande importanza, e noi che siamo stati allievi anche di Dave Samuels e amici carissimi, insomma, Dave Samuels è stato molte volte a casa mia, ho avuto la fortuna di registrare con lui un disco, di fare molti concerti e di essere allievo. Anche lì, ovviamente, è un mondo che abbiamo cercato di portare avanti e di sviluppare, insomma. Sì, tra l'altro, chi ci ascolta magari non lo sa, ma tu dal 1993 hai prodotto 19 progetti, se non vado errato, circa. Ecco, Una ventina di una CD. ventina, con più o meno 10 formazioni diverse. Sì, con molte formazioni, sì. Molte Ecco. formazioni. Dalla Big Band, io ho dischi in cui suono il pianoforte e il vibrafono in Big Band, con due Big Band importanti per me, per la storia del jazz italiano. Una è la Thelonious Monk Big Band, diretta da Marcello Tonolo, che deriva dalla vecchia Kept Orchestra, altra orchestra storica, e l'altra è la Royal Big Band, che nasce sulle ceneri delle orchestre dirette da Gianni Basso, col quale ho avuto l'onore di suonare. Sì, ti volevo chiedere appunto a questo proposito, com'è stata la tua esperienza di produttore in quegli anni e che differenza trovi rispetto a questi anni e come ti è venuta l'idea proprio di comporre, quando è che hai sentito dentro di te di essere anche compositore a tutti gli effetti? Guarda, io suono adesso composizioni che ho scritto che avevo 18-19 anni. Quindi molte delle composizioni che ci sono nei miei CD fanno parte della mia gioventù. Sono pezzi che avevo già arrangiato con i fiati, allora che suonavo il pianoforte. E poi hanno preso un flavor, un sapore diverso completamente con il vibrafono. E anche là, all'inizio il confronto era molto complicato per me, perché non riuscivo a tirare fuori dal vibrafono quello che volevo, perché non avevo ovviamente delle basi sufficienti per capire i limiti e anche le possibilità che questo meraviglioso strumento offre. E essenzialmente il grosso limite che noi abbiamo, come tu sai, è dato dalla mancanza dei bassi. E quindi io personalmente tendo sempre a stare sulla parte più bassa dello strumento. Giovanni invece sfrutta di più tutta la gamma dei suoni. Sono due approcci un po' diversi. Per avere un po' un suono più baritonale, oppure un suono più da soprano, eccetera. Chiaramente anche lì, come si dice, sulla composizione, pezzi che sono nati sul vibrafono sono pezzi diversi rispetto a quelli che sono nati sul pianoforte, o addirittura quelli che sono nati solo cantando, che per me sono i più belli.
E Giovanni, che approccio hai invece verso la creazione, verso la composizione? Perché anche tu, ovviamente, hai i tuoi progetti, mi Sì, pare allora, sei, sei, sette, no, ma dimmi. non ho quanti dischi, oh sì, 6-7 dischi, sì. Ecco, mi dispiace una cosa molto a me, io mi piace molto arrangiare anche per big band, avevo, cioè avevo, ho un nonetto ancora attivo, mi dispiace che purtroppo questo periodo sia finito, nel senso che c'è veramente poca possibilità per chi fa il compositore di musica sia classica e anche di musica jazz, per ensemble che siano più larghi di un trio oramai, di sentire le proprie composizioni suonate. Mi dispiace molto questa cosa, nel senso che io appunto sono cresciuto quando ero piccolo sentendo appunto la Big Band, la Royal Big Band, io mi ricordo passavo le ore a ascoltare anche le prove. E poi perché era un bell'ambiente proprio dal punto di vista umano e c'era molto scambio. Poi, ovviamente, non tutti i musicisti sono al top, però l'impatto sonoro di una big band rispetto all'impatto sonoro di un trio è certamente differente. Quello che adesso sto cercando di fare anche col trio, che appunto oramai è in piedi da 5 anni, che è il Drums, Organ, Vibes Ensemble, è cercare di avere quell'impatto sonoro della big band con però l'ausilio di 3 musicisti fondamentalmente. L'organo Hammond aiuta perché ha molti timbri, ha molti registri, per cui spesso riesce a sopperire. Certo, non è la stessa cosa. E mi dispiace anche dall'altra parte, ricollegandoci allo swing, ed è forse anche per questo che magari io e mio papà siamo un po' dei portabandiera in Italia di questa cosa qua. Mi dispiace non sentire nei progetti moderni, diciamo, l'idea di swing, che non deve necessariamente corrispondere con la batteria cin cin cin, il basso in walking. No, è proprio un'idea di fraseggio. E a me fa sorridere chi a 20 anni suona l'avanguardia, cioè nel senso, non hai le basi musicali per farlo, nel senso che secondo me arrivare a suonare free, e a me piace molto free come genere, e vuol dire che cioè, sei talmente aperto, hai le orecchie talmente aperte da riuscire a reagire in maniera istantanea a chi ti sta intorno musicalmente, ti parlo. E quindi diciamo comporre in maniera istantanea della musica, cioè per me questo è. E dall'altra parte, appunto, secondo me bisogna avere rispetto della tradizione, nel senso che se tu suoni jazz, devi sapere la tradizione, un po' come dire, io sono un docente di storia e parlo solo di storia dal 1930 al 1950 e del resto non so una mazza. Non è possibile, non puoi capire la storia di oggi se non capisci ciò che ci sta dietro. Allo stesso tempo sono anche un fervente sostenitore di ascoltare molti generi differenti. Poi magari non trapela dalla musica che suono perché appunto può essere, no, unidirezionale, non lo so. Questa è un po' la critica che mi viene fatta. Però appunto io appunto la vivo con molto rispetto, ecco, questa cosa sulla tradizione. E quando suono musica contemporanea, anche insomma, gli ultimi progetti che ho fatto sono, sì, cioè, molto jazz moderno, non saprei neanche come definirlo, comunque c'è questo richiamo, ecco, che non è, ripeto, la batteria che tiene lo swing, non è quello, è un'altra cosa. E dico sempre ai miei allievi quando vengono e mi chiedono: ma cosa devo fare? Ascoltare, cioè, mettiti là, ascolta 100 dischi. Sarebbe come dire a un batterista che vuole imparare a suonare rock e che non ha mai ascoltato i Led Zeppelin. Cioè, come fai a Sì. suonare l'opera se non hai mai ascoltato i Led Zeppelin? È impossibile, non è o non hai mai ascoltato i Beatles se vuoi fare pop.
non è possibile, cioè è un controsenso, o come chiedere a un architetto che non ha mai visto come è fatta una casa di disegnare delle case moderne. Cioè, se non hai mai neanche disegnato una casa normale, come fai a disegnare un prototipo di casa dell'avvenire? Però, ripeto, sono domande che mi rendo sempre più conto che me le faccio io e basta, o io e qualcun altro. No, no, ma trovi sfondi porte aperte, perché è assolutamente lo stesso modo di pensare che ho anch'io, e quindi penso che tu non sia il solo, perché quando poi si arriva ai risultati, secondo me chi ha le orecchie aperte ed è un po' attento capisce se quella persona è intrisa di un percorso e se ha fatto quel percorso, cioè si può intuire. Poi magari ad un ascolto più superficiale, come purtroppo spesso accade, qualcuno non se ne accorge e magari quel qualcuno è un direttore artistico addirittura, quindi ci possono essere dei pacchi incredibili in circolazione e vabbè, ci sta anche no, questo. Però è anche vero che io ho imparato a mie spese che in realtà il mio è un modo di vedere la musica, per cui cioè, ben venga se qualcuno ha fatto un percorso diverso ed arriva a dei risultati, ben venga. Cioè, probabilmente il mio è un modo anche vecchio di pensare, cioè nel senso molto si deve fare così perché tutti hanno fatto così, per cui è giusto fare così. Non lo so. Io per me ho adottato questo metodo. Poi se qualcun altro invece all'ascolto ne ha altri che funzionano, cavoli, c'è, cioè, sarebbe veramente la rivoluzione della musica. E una curiosità invece che riguarda la vostra tecnica, diciamo, come bacchette, voi che bacchette utilizzate? Avete le stesse bacchette? Cosa cercate nel suono? Qual è la vostra ricerca del suono? Magari prima Giuliano. La ricerca è avere un suono il più possibile grosso, con tanti bassi e nello stesso tempo forte. Questo è un po' l'ideale, sì. Infatti apprezzo sempre, magari ne abbiamo parlato, o magari per telefono di te, la pacca dei vibrafonisti con due bacchette. Che certe volte non so se noi con la tecnica Gary Barton che abbiamo abbracciato riusciamo ad ottenere, ovviamente senza amplificazione. Io ti parlo sempre dell'utilizzo dello strumento nudo. Ecco, questa è un po' la mia ricerca. Tanto è vero che ultimamente ho fregato un paio di bacchette che aveva ordinato Giovanni, che erano bacchette custom, che forse tu hai visto, sono delle bacchette grossissime della Mike Balter, che, con le quali si fa una fatica improba a suonare, però durante il lockdown ho utilizzato sempre solo quelle, solo che le ho fatte fuori, ormai sono sfilacciate, come ben tutti voi sapete, e adesso non so se riesco a farmene mandare delle altre, perché era praticamente un prototipo. Comunque quello che io ricerco è un po' quel tipo di suono, perché forse è il mio orecchio, però mi disturbano i secchi, mi disturbano un po' gli acuti dello strumento. Invece altri amano quel tipo di suono, un po' alla Lionel. Io personalmente, ovviamente, magari amo di più il suono alla Milt, ed è un po' una ricerca, indipendentemente poi dalla bacchetta che usi. Come se noi, ecco, la fortuna che io trovo con i nostri strumenti, come un sassofonista e come un trombettista, a differenza di un pianista, dove c'è poco da dire, si sente il tocco, però il suono è dato dalla bontà dello strumento. A parità di strumento, sinceramente, io credo che noi possiamo fare il suono con il nostro corpo. Ho questa bellissima sensazione ogni volta che suono il mio vibrafono con le mie bacchette, oppure anche con le bacchette di un altro, però esce il mio suono. E questa per me è stato uno dei più grandi complimenti che ho avuto anche dalla critica. Il mio suono in qualche modo è riconoscibile. Forse perché sono anche un autodidatta,
per cui certe volte la bacchetta va giù in un modo diverso rispetto a voi che avete una tecnica veramente esemplare da conservatorio e quindi avete più il suono pulito e brillante e cristallino che assomiglia a quello di Gary Barton o a quello di Dave Friedman. Giovanni? Allora, io ho avuto una crisi esistenziale perché appunto mio papà è sempre stato ossessionato da sta cosa delle bacchette e quindi mi ricordo che ogni mese veniva a casa con un paio di bacchette nuove, soprattutto all'inizio, perché non capiva, quindi comprava tante bacchette per capire questa va bene, questa non va bene. Poi mi ricordo discussioni infinite, quanto lungo è il manico, io mi trovo meglio col manico corto. E poi io gli dicevo, ma devi usare un manico più lungo perché sennò non riesci ad aprire i voicing. Però lui usa tanti voicing a parti strette, per cui alla fine. E ho visto che per esempio anche per esempio, come si chiama, Stephen Harris ha i manici corti. E anche lui spesso suona a 4 e anche lui usa tanti voicing magari più stretti, insomma. Quindi così, a un certo punto, quando sono andato a Berlino, volutamente non ho più portato con me bacchette. Per cui io andavo all'università e suonavo con quello che trovavo. Tanto che a un certo punto Dave mi fa, ascolta, prenditi queste bacchette e portatele a casa, perché ogni volta che andavo là prendevo delle bacchette, no? Però quel periodo là, secondo me, mi ha un po' aiutato a uscire, cioè io avevo le mie bacchette, non è che non le avessi, anche perché insomma se andavo a un concerto avevo, no, la mia serie. Però da là, adesso giro sempre con un paio di bacchette, cioè non è che... E quelle che ci sono vanno bene, non è che sto tanto da farmi troppe seghe mentali. Questo è un punto di arrivo per tutti noi. Suoniamo con quello che troviamo. Esatto. E questo è fondamentale. Però ovvio che ho le mie, ovvio che ho le mie favorite, nel senso... è che mi rendo conto che magari adesso mi piace un sacco una bacchetta, e me lo chiedi fra 4 mesi e mi piace un'altra bacchetta, capito? Sfruttiamo comunque questo periodo per chiedervi altre curiosità e per chiedervi quali sono i vostri ascolti attuali, cioè ad esempio ieri o l'altro ieri cosa avete ascoltato, se ascoltate ancora tanta musica, quali sono i vostri autori preferiti? Allora, i miei ascolti attuali adesso è un ritorno ad Ahmad Jamal. Sto cercando di togliere cose dal mio fraseggio prolisso e da un eccesso di cose che spesso mettiamo dentro sia al pianoforte che al chitarra. Trovo che Ahmad Jamal in questo sia geniale e soprattutto mi piace quando lascia questi spazi incredibili nel momento in cui meno te l'aspetti per lasciare spazio agli altri che accompagnano. Questo, in questo momento è una cosa che sto cercando di ottenere. Non è facile, soprattutto quando devi accompagnare, mettiamo al pianoforte o anche al vibrafono, i fiati, il quintetto con sax e tromba, eccetera. Tendi sempre a cadere in certo tipo di cliché, di lasciare il più possibile i vuoti, come si dice, lasciargli spazi per gli altri e lasciargli spazi per il basso e la batteria. Altra cosa importantissima, ed è molto bella quando ovviamente hai poi la fortuna di suonare con musicisti bravi e che stimi, però anche quelli meno bravi, se tu stai zitto, ti accorgi che stanno dicendo delle cose. Invece spesso li copriamo. Giovanni? Allora, come ascolti? Ho ascoltato, cioè se mi chiedi cosa ho ascoltato ieri o l'altro ieri, siccome appunto Steve Grossman è mancato, e ho ascoltato delle cose sue di Steve Grossman. Tra l'altro anche lui, secondo me, ha avuto una parabola molto interessante, nel senso che è venuto fuori suonando appunto avanguardia, poi ha suonato nel gruppo di Miles,
negli anni 80, per cui faceva anche musica fusion, e però lui è sempre stato un grande amante del jazz, aveva un grande rispetto, poi vabbè, aveva questo suono molto coltraniano, per cui è interessante. Ultimamente stavo ragionando su una cosa che purtroppo ascolto meno musica, ma per il semplice fatto che io ero abituato ad ascoltare musica in macchina. Adesso non ho più CD e non ho il Bluetooth in macchina, per cui... Peccato. Quindi stavo pensando di comprarmi alcuni... cioè di tornare a comprare i CD, perché di fatto cioè, ascoltare la musica... magari mi metto là, ascolto un concerto su YouTube, quello è bello, ascoltare i concerti su YouTube. Però mi rendo conto che effettivamente non sto più ascoltando la musica in maniera attiva. Sarà anche per una mera questione del fatto che se compro un CD ci ho speso dei soldi, per cui dico, beh, ci ho speso dei soldi, me lo ascolto. Invece se vado in streaming non spendo niente, magari l'ascolto un po' più passivo. Lo zapping musicale è terribile. È terribile, sì. È molto formativo, era molto formativo il CD o addirittura il vecchio disco che consumavamo con le puntine che si rompevano per imparare le frasi. Quella è la scuola migliore. Sì, ma è vero. Per imparare, secondo me, internet è una figata. Vabbè, cioè, tutorial. Ma no, ma anche per esempio vado su YouTube, che ne so, voglio imparare una frase X di, che ne so, Dexter Gordon, adesso dico il primo che mi viene in mente, ma Gary Barton, cioè posso rallentare, cioè io mi ricordo quando non ci sono più scuse per non sapere. No, era impossibile. Io mi ricordo che una volta mio papà ha portato a casa un DVD di Gary Barton. Cioè, io mi ero messo davanti alla televisione, cioè avevo preso la televisione, l'avevo girata perché avevamo il vibrafono in salotto e cercavo di capire che cacchio facesse. E poi, quando la tecnologia è andata avanti, allora c'erano i video su YouTube, allora cosa facevo? Tiravo giù il video dal player e poi lo rallentavo in un programma per vedere che cacchio suonava, cioè le note, no? Invece adesso, cioè su YouTube, ti rallenta anche il video. Quindi, voglio dire, sì, cioè, sì, tu sì. Puoi prendere un video di Gary Barton, dico Gary Barton, ma chi vuoi, e lo vedi al rallentatore cosa fa. Cioè, è allucinante, secondo me. Sì, è una risorsa incredibile. Vorrei chiedervi, secondo voi, qual è la sessione ideale, la vostra sessione ideale, ovviamente. Quindi, quella di Giuliano e quella di Giovanni. Quando vi mettete a studiare, cosa... vi piace fare? Qual è la vostra sessione ideale? Allora, il mio approccio è sullo strumento e in generale sulla musica è un po' questo. Generalmente mi siedo al pianoforte per cominciare e inizio molto molto lentamente a studiare, a leggere un pezzo e cerco di capire come funziona quando devo approcciare un pezzo nuovo. Ecco, questo è il mio approccio. Dopodiché passo al vibrafono e inizio a capire lo sticking, perché per me è sempre spesso uno scoglio, non avendo una preparazione classica così importante, devo riuscire a capire lo sticking. In generale, sul pianoforte vedo che riesco a leggere di più, sul vibrafono devo imparare tutto a memoria. Questo è un po' l'approccio che ho io, però ho visto che molti hanno questo tipo di approccio, perché ovviamente lo strumento si presta un po' meno alla lettura, no? Infatti Dave Samuels diceva non vedrete mai un vibrafonista cieco, purtroppo per questa difficoltà che abbiamo nel centrare ovviamente le note. E poi ho notato che ovviamente, perlomeno per me, forse anche per l'età,
ho bisogno di interiorizzare memoricamente anche lo sticking che deve essere un po' sempre quello, soprattutto nei pezzi bop. Certe volte devo dire la verità, cose che suono con estrema facilità al pianoforte, faccio una fatica improba sul nostro strumento e credo di non essere l'unico, perché ci sono dei passaggi che si vede che sono stati composti con il pianoforte o con il sax o con in generale, questi sono per quel che riguarda il jazz classico e in particolare il bebop. Poi ci sono altre situazioni tipicamente vibrafonistiche che noi conosciamo bene e che sappiamo come far suonare, no? E quelle ovviamente sono quelle che ci portano in altri territori con questi voicing molto larghi e la fortuna di avere queste, anche queste note lunghe che certe volte ricordano uno strumento a fiato. Questo è veramente una cosa molto molto bella. Ecco, questo è un po' l'approccio allo studio per quel che riguarda poi quello che faccio tutti i giorni. E poi devo tornare sempre sulle mie scale, perché ovviamente ho notato che è facile essere poco allenati sullo strumento. Forse perché ho cominciato tardi, e a differenza magari di uno che comincia da bambino, che ha quella usualità, come quando impari, no, a nuotare da piccolo o ad andare in bicicletta o a sciare da piccoli, certe cose ti restano quasi consolidate nel corpo. Viceversa, iniziando come ho iniziato io, che ero già più grande, forse questa usualità viene meno. Quindi ho un approccio di studio diverso un po' forse di quello che ha Giovanni. Allora, studio. Ultimamente sto studiando pochetto, ma forse anche niente in realtà. Diciamo che quando studio un brano nuovo, facciamo l'esempio di uno standard, nel senso che poi, sì, facendo esercizi magari dici ah, che bello questo standard, lo voglio imparare. Quello che faccio è appunto anch'io vado al piano, sto cercando, anche se sono pigro, di non leggerlo, dargli il book, ormai da anni, cerco di tirarlo giù da... Vado su YouTube e mi ascolto magari la versione che avevo già ascoltato in precedenza, poi ascolto altre versioni per tirare giù altri accordi, perché mi piacciono le sostituzioni, per cui vedo cosa fa uno, cosa fa un altro. Solitamente, che ne so, a me piace molto Bill Evans, mi ascolto Bill Evans, poi magari mi ascolto Cicoria, se fa lo stesso brano, o Herbie Hancock, oppure appunto vado a sentire appunto, se sono non standard, ma diciamo brani più ricercati, che ne so, Wayne Shorter, vado a sentire la registrazione originale di Wayne, per esempio. Poi magari mi tiro giù qualche frase, non mi tiro giù tutti i soli, secondo me non serve una mazza tirarsi tutto il solo. Cioè all'inizio serve, se non sai niente di jazz ti tiri giù tutto il solo, così capisci il fraseggio, capisci dove suonano, ma tirarsi giù un solo dall'inizio alla fine, secondo me è molto fine a se stesso. Mi tiro giù una frase, mi tiro giù magari quattro battute e ci suono intorno. Dopo da là vado sul vibrafono e a me piace anche spesso suonare in solo proprio, per cui magari lo rallento di velocità e cerco di suonare tipo ballad, anche se magari è un uptempo, per esempio. Perché mi piace molto riempire con l'armonia. Però se suono veloce faccio fatica a fare voicing completi. Quindi insomma tiro giù il metronomo, sempre col metronomo, e questo insomma è un po' la cosa. Ultimamente appunto sto studiando meno, però ecco, c'ho una routine invece per quanto riguarda le gig. Se devo suonare con qualcuno, siccome oramai prove non se ne fanno più, sono diventato abbastanza bravo, per esempio se devo andare anche se devo registrare qualcosa in studio, di registrazione, magari mi mandano l'MP3, lo ascolto fino allo sfinimento
imparo il tema, spesso me lo imparo a memoria, imparo gli accordi, cioè sono molto serio su questa cosa del lavoro, perché secondo me è importante se vuoi lavorare. Non hai più la libertà che c'era una volta di dire ma sì, arrivo, facciamo le prove, vediamo come va. Cioè adesso le prove non si fanno, per cui tu mi mandi la parte, mi mandi l'MP3, io me lo imparo, arrivo, lo suono, spero giusto e fine. Quindi sì, mi ha aiutato molto a lavorare anche all'estero con turnisti, nel senso che loro, cioè, non ti dicono niente, arrivano, suonano e hai capito, cioè non c'è molto da disquisire sulla cosa. Qui in Italia non tutti, diciamo, sono così, spesso magari arrivi alle prove, non hanno neanche stampato le parti, cioè, solite cose, insomma, che succede. Però, insomma, ecco, da questa esperienza anche all'estero mi sono portato a casa questo modo di lavorare. Cioè, e ovviamente è arrivato dopo innumerevoli sbagli, cioè, nel senso, nessuno nasce imparato. Però credo che sia un modo giusto se vuoi lavorare adesso, perché, ripeto, prove non ce ne sono più. Per cui, cioè, è bello studiare, avere il tempo, poi in realtà la vita... Il musicista moderno è vieni, c'è il concerto, questi sono i brani, te li impari e boh, via, si suona. Dissento un po', Francesco, perché sono ancora convinto forse che i gruppi che funzionano anche di piccoli ensemble, di trio, eccetera, sono gruppi che provano e che sperimentano anche la situazione di gruppo. È chiaro che noi tutti ci troviamo sempre nelle situazioni della gig dell'ultimo momento, eccetera, eccetera, eccetera. Però la musica buona e anche quella che fa Giovanni, nonostante dica queste cose, esce da innumerevoli prove, è inutile negarlo, e il jazz suonato in gruppo è dato proprio dalla possibilità di esprimere anche come gruppo qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. Sì, quindi, però di fatto poi... Di fatto andiamo in sala di registrazione all'ultimo momento, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, purtroppo, vabbè, su questo magari ne parleremo tra qualche mese e vedremo come andrà, perché sì, la situazione sì, è abbastanza critica. Comunque... Sì. Lasciamo da parte questo tono negativo. E... No, vabbè, ma in realtà non è per essere... Siamo in bellezza. È per essere oggettivi, no? Sì, sì, sì. La musica. Sì, 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 condivido. Magari io ti seguo molto perché fai dei bellissimi video anche a distanza. Io non credo che provate a distanza, cioè... Gli mandi, no, però anche per quanto mi riguarda è comunque un compromesso, perché anch'io sono dell'opinione... La realtà è un compromesso. Esatto, sono dell'opinione che la cosa migliore sarebbe appunto andare a suonare tutto a memoria con il gruppo con cui hai suonato ore e ore e ore e ore, allora lì esce la magia nel modo migliore. Sì. E quello lo sappiamo tutti, quindi è la cosa che ci auguriamo tutti. Io vi ringrazio per questa bella intervista e ora salutiamo i nostri ascoltatori e quindi grazie mille, ci vediamo dal vivo. Yes. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ragazzi, grazie Francesco. Ciao. Grazie a voi, grazie a voi.